Siamo insieme alla dottoressa Daniela Galeone dell'Ufficio 8 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute. Salve, dottoressa, e grazie di essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Il contesto nel quale si muove il nostro paese è quello del proseguimento della crisi e dell'emergenza sanitaria. Qual è il ruolo che può svolgere uno stile di vita attivo e una vita impostata sul ritorno al movimento e alla socialità? Abbiamo tutti affrontato questo anno e mezzo di epidemia da Covid-19 che per tanti motivi ha un po' stravolto le nostre vite e cambiato le nostre abitudini quotidiane. E questo in molti casi ha portato anche a alcuni peggioramenti delle condizioni di salute, sia perché si è fatto meno ricorso proprio anche alle cure e agli interventi di prevenzione, sia perché appunto sono cambiati alcuni stili di vita e siamo stati anche costretti a cambiare. Uno di questi è proprio quello legato al movimento e all'attività fisica. Sicuramente è stato molto più difficile per tutti i cittadini avere uno stile di vita attivo perché si andava di meno al lavoro, si lavorava in smart working, perché palestre e altre opportunità di fare attività fisica erano chiuse, perché veniva un po' meno anche la voglia di uscire anche per paura del contagio. E questo sicuramente ha avuto e avrà, potrà avere delle ripercussioni in termini di salute, perché sappiamo che l'inattività fisica e la sedentarietà sono uno dei primi fattori di rischio di malattie croniche non trasmissibili, e questo quindi è un rischio per la popolazione sana, ma a maggior ragione una inattività fisica, un aumento della sedentarietà può anche ulteriormente compromettere la salute di chi già è affetto da una malattia cronica. Quindi questo è lo scenario. In questo scenario, dal punto di vista della pianificazione, della progettazione in prevenzione, il Piano Nazionale della Prevenzione, che dovrà partire a breve con le attività vere e proprie, 2020-2025, ha dovuto proprio fare un ripensamento e ritarare le azioni e la programmazione proprio alla luce anche di quello che ha comportato l'emergenza da Covid-19. Sarà molto importante quindi orientare le azioni proprio verso anche il cambiamento degli stili di vita e soprattutto verso uno stile di vita attivo. Questa impostazione è presente nel piano della prevenzione, era presente anche prima dell'impostazione del Covid, però le regioni che stanno adesso progettando per la realizzazione dei piani regionali della prevenzione dovranno anche ritarare gli interventi in relazione alla necessità di rimettere proprio in moto la popolazione. In questa modalità, quindi, sempre più importanza avranno le politiche intersettoriali e la capacità di lavorare insieme ad altri attori del territorio, che non soltanto sono quelli del settore sanitario, perché proprio bisogna agire su tanti determinanti di salute, per i quali ci vuole, insomma, il contributo anche di competenze, professionalità e settori anche diversi molto tra loro, per raggiungere un obiettivo comune. In questo contesto, dottoressa Galeone, quale potrebbe essere il ruolo dei corpi intermedi, del terzo settore in particolare, di un'associazione come la WISP, che è Associazione di Promozione Sociale e Sportiva? Allora, diciamo, nel nostro approccio intersettoriale, quello che portiamo avanti da anni, già a partire dal programma Guadagnare Salute, la partecipazione della società civile, quindi anche delle associazioni del terzo settore, è sempre stata ritenuta un elemento importante. E a maggior ragione, in questo contesto, è sempre più centrale il ruolo di questo tipo di organizzazioni, soprattutto adesso parliamo di promozione dell'attività fisica,
degli organismi che si occupano di promozione dello sport, ma più in particolare anche di una promozione di uno stile di vita non soltanto attivo, ma anche di uno stile di vita che promuove anche un approccio di socializzazione per tutti i cittadini. E quindi la WISP sicuramente può svolgere un ruolo, perché può accompagnare le proprie azioni tradizionali di promozione dello sport e anche ad un'azione anche più di carattere sociale, di coinvolgimento dei cittadini, di coinvolgimento anche trasversale tra più fasce d'età, e anche questo è un elemento molto importante che risponde proprio all'approccio del Piano Nazionale della Prevenzione. E quindi può svolgere attività diversificate in più ambiti che possano consentire di agire non soltanto nei confronti della popolazione sana e che quindi vuole trarre anche soprattutto piacere e gratificazione dalla pratica dell'attività fisica, ma anche svolgere un ruolo nei confronti di chi magari è già affetto da una patologia cronica. O di chi si trova in una fase avanzata dell'età, nella popolazione anziana, che comunque anche secondo le indicazioni che provengono dal settore sanitario, dai propri medici di fiducia, eccetera, eccetera, possono comunque fare attività fisica e nel fare attività fisica socializzare, nel fare attività fisica allacciare anche relazioni tra più persone. E questo sicuramente è un elemento importante. Posso dire che la WISP ha già svolto, già svolge ottimamente questa funzione attraverso le collaborazioni che sono state instaurate negli anni passati con diverse regioni nella realizzazione di interventi di prevenzione e di promozione della salute. Forse questa azione potrebbe ulteriormente incrementarsi, sempre in un approccio intersettoriale quanto più ampio è possibile. Ed è questa l'aspirazione, coinvolge quindi il settore sanitario, enti del terzo settore della promozione sportiva, le comunità locali, soprattutto gli enti locali, quindi i comuni, e anche sia per quanto riguarda per esempio la riqualificazione di spazi urbani, la riorganizzazione delle nostre città, ma anche per quanto riguarda i servizi sociali che sono di solito garantiti dal comune, lavorare insieme potrebbe portare sicuramente a speriamo ottimi risultati, ma sicuramente a migliorare la situazione attuale. C'è tanto bisogno di rimettersi in moto, ma c'è anche tanto bisogno di una socialità che tenga conto di quello che è successo con il Covid, ma ne abbiamo bisogno dal punto di vista fisico e dal punto di vista psicologico. Il futuro, dottoressa Galeone, che cosa ci aspetta? Oggi si è parlato di, durante il seminario, il webinar promosso dalle politiche nazionali WISP per la salute, si è parlato molto di un futuro prossimo, che è quello che WISP avrà di fronte dal 1° settembre con l'apertura della nuova stagione sportiva, ma anche di un futuro più a medio-lungo termine. Agenda 2030, obiettivi di sviluppo sostenibile all'interno dei quali c'è sicuramente il tema della salute, dell'uguaglianza in salute, ma anche quello di città più accoglienti, più vivibili. Sì, sono questi temi del futuro sono ormai prossimi, li viviamo già adesso. E sono tutti temi che rientrano nel Piano Nazionale della Prevenzione, ma sui quali c'è sempre stata anche appunto l'attenzione da parte della WISP. La cosa interessante è che nel promuovere la salute e il benessere della popolazione, quello che vediamo sempre di più è che non è possibile perseguire singolarmente degli obiettivi, ma questi obiettivi sono tutti intrecciati tra loro. Creare delle società, delle comunità o delle città che siano più adatte ai bisogni dei cittadini significa anche creare delle città nelle quali sia per esempio più facile avere uno stile di vita attivo, quindi nella quotidianità, quindi nello spostamento da casa a scuola o nello spostamento da casa al lavoro, ma anche in situazioni di aggregazione come possono essere appunto momenti in cui si pratica attività sportiva o ci si unisce tra persone per fare insieme del movimento.
Occuparsi di promozione della salute significa anche occuparsi della trasversalità tra fasce d'età. Quindi una delle attività che può svolgere anche la WISP è proprio mettere insieme anche generazioni diverse in un obiettivo di benessere collettivo. Ognuno può fare la sua parte, ognuno ha un ruolo importante che deve però mantenere delle caratteristiche che sono quelle proprie della singolo ente, della singola associazione, della singola istituzione. Però quello che bisogna imparare a fare, e oggi nel seminario è stato ampiamente sottolineato, è quello di acquisire la capacità di conoscersi meglio, di dialogare e di capire che anche con la propria peculiarità si possono perseguire obiettivi comuni. E in questo quindi abbiamo stamattina sottolineato l'importanza della formazione, formazione che significa non soltanto acquisire competenze nuove, ma anche acquisire la capacità di comprendere il ruolo di ciascuno nell'ambito di un sistema più ampio, in modo che tutti possano fare la propria parte e tutti possano dare il proprio contributo. Il comune nel riorganizzare la città, offrire servizi sociali, il servizio sanitario nel dare anche le indicazioni su quali sono le priorità nei confronti delle quali bisogna agire. La scuola che nel suo mandato educativo ha però la capacità anche di incidere molto sui il contesto della scuola stessa anche in relazione alla comunità e di incidere sui comportamenti dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie. Però bisogna conoscersi, bisogna essere in grado di sviluppare delle reti e quindi anche delle alleanze che siano orientate verso obiettivi comuni. E questa, diciamo, è la sfida principale per il futuro. C'è una frase che non so se tratta da un libro, si dice nessuno si salva da solo, e questo un po' è anche quello che ci riguarda. La capacità di riscoprire il senso di una comunità più coesa, secondo me è la sfida più importante per il prossimo futuro. Credo che, insomma, ci sono, dicevo stamattina, bisogna anche essere un po' ottimisti, no? Pensare che le cose possono migliorare, le cose possono cambiare. Soprattutto un altro elemento, bisogna essere flessibili, cioè la pandemia da Covid, se può averci insegnato qualcosa, ci ha insegnato anche che dobbiamo essere in grado di dare delle risposte immediate a situazioni che cambiano improvvisamente. E quindi questa flessibilità è un altro elemento che ci potrà aiutare nel futuro. Per lasciarci, dottoressa Galeone, un altro dei temi venuti fuori a proposito dell'uguaglianza in salute e dell'importanza di politiche pubbliche nel nostro paese è quello della crisi Covid che ha determinato in termini di diseguaglianza tra uomini e donne. Le donne hanno pagato di più questa crisi Covid. Ma diciamo le diseguaglianze già erano una criticità prima del Covid, perché abbiamo sempre visto che in salute ci sono sempre state delle diseguaglianze legate a vari fattori socio-economici. Sappiamo per esempio che le fasce di popolazione a più basso livello di istruzione, anche a più basso livello economico, sono quelle che sono maggiormente colpite dalle malattie croniche non trasmissibili, ma anche perché hanno minore facilità di accesso ai servizi sanitari, non soltanto per minore capacità di reddito, ma anche per minore sensibilità, minore capacità di sfruttare le occasioni che vengono offerte dal Servizio Sanitario Nazionale. E nel periodo del Covid questa situazione si è accentuata e si è accentuata anche, l'abbiamo visto anche col fatto che poi le persone con patologie croniche o con più di una patologia cronica, soprattutto nella prima fase esplosiva della pandemia, sono state quelle che hanno subito le maggiori conseguenze sia in termini di numero di casi sia anche in termini di mortalità. Per le donne, per esempio, uno degli esempi che si possono fare di impatto negativo del Covid, l'abbiamo vista ad esempio nell'accesso agli screening oncologici, due dei quali
principalmente riguardano le donne, quindi quello per il tumore al seno, quello per il tumore al collo dell'utero. E in questo periodo di pandemia purtroppo c'è stato proprio un crollo della capacità di offerta di programmi di screening, che quindi sicuramente ha penalizzato in particolare la popolazione femminile. La nostra visione complessiva però è quella proprio di avere un approccio di genere, quindi considerare in tutte le azioni l'importanza di evitare che si creino delle disparità di genere, intendendo quindi non soltanto differenze tra uomini e donne, ma in generale un approccio che tenga conto del bisogno delle persone per qualsiasi tipologia di caratteristiche abbiano, e quindi tener conto non soltanto dei determinanti socio-economici, ma a volte anche di determinanti che a volte possono non essere così ben messi in evidenza, come per esempio anche la stessa residenza. Ci sono diseguaglianze che si creano semplicemente nel passaggio tra vivere in un quartiere piuttosto che in un altro confinante, anche con piccole differenze. Non pensiamo solo alla differenza tra il quartiere più ricco e il quartiere più periferico e più deprivato. A volte anche piccole differenze di luogo in cui si abita possono determinare delle diseguaglianze. E ancora una volta, quindi, ritorna il tema delle città, che devono essere sempre più organizzate, pianificate, migliorate a misura di tutti i cittadini che le vivono, e non soltanto quindi di alcune fasce di popolazione più fortunate, tra virgolette. Grazie dottoressa Galeone, le auguriamo buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro anche a voi, arrivederci.